Buonasera, gentili telespettatori, e benvenuti alla prima puntata dell'anno in diretta di Medicina Amica. Dunque, per oggi abbiamo scelto un argomento che possa appagare un po' la curiosità di tutti, essere utile a tutte le fasce d'età, di tutta la popolazione, e quindi abbiamo come ospite una dottoressa, una ricercatrice che a me piace moltissimo e che quindi vi propongo con grande piacere, ed è la dottoressa Carla Marzetti, che saluto e ringrazio per essere qui, direttore scientifico e fondatrice del laboratorio di analisi Valsambro di Bologna. Lei è microbiologa e nutrizionista. Sta portando avanti degli studi veramente molto interessanti, mi diceva prima, anche in collaborazione con l'Università di Bologna, che hanno poi delle ricadute pratiche, perché poi questo che a noi, diciamo, utenti interessa, cioè che il frutto della vostra ricerca si traduca in qualche cosa di buono da applicare nella vita di tutti i giorni. Dunque, dottoressa e cari telespettatori, tossici e tossine sono due termini che noi usiamo spesso, sono un po' sulla bocca di tutti, no? Mi sento intossicato, mi devo disintossicare, ma se dovessimo definirli probabilmente non sapremmo darne una definizione corretta, reale e soprattutto stabilire da dove arrivano, dove si trovano e se questi tossici e queste tossine possono avere un'influenza diretta sulla nostra salute. Quindi tutte queste domande, soprattutto dove li troviamo, le giriamo alla dottoressa che ha scelto l'argomento con noi. Grazie per avermi chiamato e sto veramente bene qua, mi sento molto a casa perché quando vengo qua è sempre un piacere. Ecco, l'argomento di questa sera, sono i tossici e tossine. La differenza, sostanziale tra tossici e tossine è che i tossici sono tutte quelle sostanze derivate dal benzene, dell'inquinamento, sostanze chimiche, chimiche inerte. E le tossine invece sono delle sostanze prodotte da microrganismi, quindi che possono essere batteri, funghi, protozoi, quindi è diversa la cosa e questa sera diciamo vorrei parlare proprio delle tossine perché è un nemico che pochi conoscono e molto insidioso. Perfetto, quindi lasciamo l'argomento dei tossici chimici Sì, altrimenti staremo qua ad 4 ore. altre ricercatrici, perché poi avete a Bologna avete proprio anche un istituto prestigioso, no? Il Ramazzino, mi pare, dove si Sì, fanno appunto esatto. queste specifiche ricerche col quale siamo in contatto. Noi ci concentriamo preferibilmente sulle tossine, che quindi vengono prodotte in maniera naturale. Esatto. Esatto, sono delle sostanze, dei metaboliti, diciamo, di scarto. Che si formano da parte dei batteri e soprattutto di funghi. Quindi questi funghi che possono poi trovarsi nei vegetali, soprattutto nei cereali o nelle sostanze, nei frutti a guscio, per esempio, vengono prodotti da determinati funghi e sono veramente molto tossiche. Ecco, quindi adesso andiamo a vedere Perfetto. pian pianino, via via, quali tipi di tossine e come sono prodotte. Soprattutto vorrei dire ai nostri telespettatori che ci siamo anche presi l'impegno di dirvi come detossinarci poi, Sì. come riuscire a eliminarli dal nostro organismo, perché Esatto. immagino che lì andranno a finire molti nostri organi fondamentali. Esatto, la cosa da dire è che purtroppo le tossine sono anche molto stabili e quindi la prima regola sarebbe quello di non prendere le tossine, di non intossicarsi, Hai ragione. perché è difficile toglierle, e soprattutto anche perché i sistemi di detossificazione sono molto personali, perché ci sono alcune persone che non riescono a disintossicarsi e quindi ovviamente poi sono più facilmente aggredibili da tutte quelle malattie di oggigiorno che sono l'autoimmunità, sensibilità chimica multipla, i cosiddetti soggetti intossicati che non riescono appunto a liberarsi Che di poi queste sono tossine. malattie in aumento esponenziale davvero. Sì, perché siamo bombardati sia di tossici chimici che respiriamo, che mangiamo, che veniamo in contatto e siamo veramente in un mondo molto inquinato. In più,
ci sono anche questi prodotti che sono prodotti di scarto, dei metaboliti secondari di questi batteri e funghi. Ecco, le vediamo perché, per esempio, le micotossine si producono nel mais, nella spiga del mais, del grano, e possono essere all'esterno ma anche penetrare all'interno della spiga stessa. Quindi, chiaramente, dopo si fa la farina e con la farina si fanno tutti i prodotti, diciamo, da forno, le pasta, il pane, eccetera, e noi è possibile che mangiamo queste tossine in che maniera non muoiono, diretta. Quindi, con no, la trasformazione. Sono stabili. Chiaro che ci sono dei controlli, cioè ci sono c'è una legislazione, ci sono dopo vediamo anche delle tabelle di minimi di contenuti di queste micotossine nei vari cereali. Però col tempo piccole quantità si accumulano e, trovando un organismo magari non a posto e con i sistemi emuntoriali, cioè quelli di detox che non sono a posto, ovviamente pian pianino si accumulano. Quindi noi possiamo prenderli in maniera diretta, perché mangiando le farine o l'alimento inquinato, oppure molto spesso queste tossine sono nei foraggi. Quindi nei foraggi degli animali che mangiano questi foraggi inquinati, e ovviamente dopo producono sia latte sia carne inquinata, perché, come ho detto prima, queste tossine sono molto stabili e quindi c'è tutta la filiera. Quindi noi ci possiamo intossicare in maniera diretta, ma anche mangiando un formaggio che non è a posto o una bistecca che non è a posto, perché queste tossine riescono a sopravvivere anche ai procedimenti chimici, calore. Che mi chiedevo. Sono molto stabili. Perché la trasformazione, per dire, casalinga che possiamo fare noi con le farine è molto diversa da quella che può fare l'industria, quindi l'industria immagino che abbia si è attrezzata per fronteggiare queste evenienze, ma non può. E poi dipende anche da un'annata all'altra, perché tutta questa produzione di muffe dipende moltissimo dall'umidità, certo, dalla concentrazione di ossigeno e dal calore, e quindi ci sono delle annate in cui le produzioni sono veramente molto a rischio. E infatti, con il riscaldamento globale e con l'innalzamento delle temperature, noi abbiamo un incremento, ecco, vediamo qua, con la mancanza di ossigeno, con l'umidità, abbiamo un incremento di queste muffe e di queste micromuffe. Che quindi sono sempre prodotte da microorganismi. Funghi. Funghi e batteri. Mico, però sono funghi, ovvio. Esatto. Le micotossine, cioè, sono da micotossine funghi. Sono da funghi. Però anche i batteri possono produrre delle tossine. Adesso noi poi le andremo a vedere. Le andremo, certo, a vedere, sì. Esatto. Però tutto questo fa sì che crea un habitat per la crescita di questi funghi che fanno, tipo aspergillo, penicillum, fusarium, che sono grandi produttori di queste micotossine. E ecco qua le vediamo, per esempio, una crescita in piastra, vedete queste, sono anche belle, sono belle da vedere, sì. Perché fanno questi strati sulle piastre petriche, sembrano quasi un velluto, perché sono i funghi che crescono con le, ecco, ife. Quindi sono subdoni ingannevoli, però insomma, ecco, e quindi praticamente noi siamo molto soggetti ai raccolti anche da anna. Giusto, questa osservazione, cioè ci sono annate che sono più pericolose perché sì, le colture sono state più aggredite. Sì, da leggevo queste, che per esempio nel 2012 è stata un'annata terribile, perché c'era una percentuale di umidità e di calore tale per cui, ecco, molte pannocchie sono state contaminate con questi. Ah sì, anche noi, ricordo, nei telegiornali abbiamo mandato in onda immagini di questo tipo, anche peggio, sembrava che avessero il cancro della pannocchia. Sì. E quindi voglio dire, non c'è niente, non c'è cultura che possa essere a riparo.
Parlavamo prima dell'inizio trasmissione, l'agricoltura industriale e l'agricoltura biologica o biodinamica a confronto, in questo caso offrono delle risposte diverse. Sì, si tenta di inoculare con altri funghi che non producano tossine, c'è cioè una specie di lotta integrata, oppure trattamenti naturali come potrebbero essere per esempio le micoparticelle d'argento che sono assorbenti, ma sono tutte tecniche allo studio adesso, certo, non ancora. So che si usano anche microorganismi, poi ovviamente molte sostanze. Esatto. A cui si fa ricorso anche nel fitoterapico, quello però diciamo umano. Ecco, quindi noi però non dobbiamo nemmeno immaginare che tutta la produzione di cereali che serve alla nostra industria agroalimentare, quindi i nostri consumi, derivi tutta dal nostro paese. Noi anzi, al contrario, importiamo moltissimo da stati lontani. Noi siamo e anche molto il trasporto in nave. Esatto. Sicuramente non farà bene al prodotto, ecco, infatti, sotto l'aspetto delle micotossine. In Italia siamo piuttosto bravi perché siamo anche severi sulla tracciabilità, eccetera, però come appunto hai detto abbiamo anche importazione, tanti cereali di importazione dove magari i controlli sono meno severi. E poi c'è il tempo, perché tutti i giorni noi mangiamo comunque cereali, tutti i giorni non mangiamo un frutto secco, tutti i giorni non beviamo un bicchiere di vino. Cioè, ah, perché anche nel vino si può. Nel vino, nella trovare. Birra. Ecco, qua si vede per esempio l'attuale scenario dei rischi delle aflatossine, solamente aumentando la temperatura di 2 gradi, guarda subito come che disastro, quindi noi andremo incontro con i cambiamenti climatici anche a un aumento di questa problematica. Esatto, esatto. Ma si chiederà al pubblico che ci segue da casa perché così tanta attenzione, perché questo focus su queste tossine, diciamo così, alimentari, perché portano dei danni? Sì. Si portano i danni, è un argomento abbastanza nuovo, perché diciamo gli studi sono stati fatti sui prodotti alimentari, non sull'uomo, però si sta studiando questo tipo di micotossine perché sono veramente deleterie per la nostra salute. E quindi adesso andiamo a vedere quali sono queste tossine. Dai, vediamole, sì. E di volta in volta vedremo quali sono i rischi per quali organi. Esatto. Certo. Ecco, intanto ci sono tossine che mangiamo, ma anche tossine che respiriamo. Sì. Per esempio, queste sono le muffe sul muro, no? Sono degli aspergilli che inalati vanno direttamente nel nostro sistema respiratorio, nei polmoni, nei bronchi, e producono delle micotossine, quindi si depositano, no, sul nostro apparato respiratorio e provocano seri danni. Quindi attenzione alle muffe che abbiamo in casa, certo. Quindi nelle cantine, nelle pareti meno aerate. Si possono formare, come vedete, questi strati che possono essere dai colori variopinti, dal nero al verde, sì, al bianco. Certo, non sono solo brutte da vedersi, so che chi vive in case umide appunto con la muffa ha un grandissimo disagio, ma c'è anche un grandissimo rischio. Esatto. Io ho sempre pensato, infatti, che quelle persone che a volte viaggiano con i vestiti che sanno di muffa, perché probabilmente la parete ha contaminato quella dell'armadio, eccetera, eccetera, corrono dei rischi seri. Ho sentito addirittura che qualcuno azzarda che a volte dietro alcuni tipi di tumore del polmone, sì, ci potrebbero essere queste muffe. Esatto. Specialmente i ceppi dell'aspergillo hanno una forte elezione per il nostro sistema respiratorio, per cui a parte l'aspergillosi classica, ma ci possono anche essere dei depositi di queste tossine che chiaramente per chi ha predisposizione a problemi polmonari sicuramente danno un grande rischio.
Quindi bisogna assolutamente pulire la candeggina, il ipoclorito, aerare molto. Scaldare anche, purtroppo, in questo periodo in cui sta aumentando tutto e si dice, si paventa anche il rischio di un blackout, molte persone stanno chiudendo i rubinetti dei termosifoni o delle stufe, ma purtroppo le case devono essere invece areate e anche un po' calde, un po' asciugate, insomma, per evitare questi disastri. Ecco, vediamo quali sono queste tossine, le aflatossine, le ocratossine, le zearalenone, le fumosine, le citrine, le patuline, queste sono tutte comunque prodotte. Allora, le aflatossine sono dai cereali, no? Quasi tutti si trovano nei cereali, nei frutti a guscio, come potrebbe essere l'arachide, come possono essere i pistacchi, le noccioline, le nocciole, oppure anche nei frutti secchi, i fichi secchi, per esempio l'uvetta passa. Ecco, ma anche per esempio nei fermentati, come la birra e il vino. Quindi anche lì noi possiamo trovare delle micotossine. E quindi non sono così un pensiero strano. Cioè no, anzi, sono i re che sono quasi ubiquitari, nel senso che viaggiano in tantissimi prodotti alimentari. Esatto, quindi la cosa da fare, poi andremo a vedere come le andiamo a trovare queste, perché veramente interferiscono, uno magari si ammala, non sa perché si ammala, mica va a pensare di avere delle tossine, che magari il suo fegato, i suoi reni, i suoi polmoni sono intossicati da queste micotossine, perché non avevamo degli strumenti finora per poterle andare a verificare. Dottoressa Marzetti, lei che però si occupa, oltre che di ricerca e di microbiologia, anche di nutrizione, soprattutto negli ultimi tempi è diventata la sua grande passione, il suo interesse forse principale, ma allora anche chi mangia bene sostanzialmente, chi mangia biologico, chi cucina prevalentemente gli alimenti? Ahimè sì. Corre lo stesso rischio. Perché può anche essere il sistema di stoccaggio, i sistemi di trasporto, quindi cercare magari sempre il chilometro zero o l'agricoltore vicino a casa, il mercatino vicino a casa, perché magari è più controllato, si conosce da dove vengono gli alimenti, perché anche mangiare bio talvolta si accumula. Non ti mette al riparo, in sostanza. No. Ecco, e quindi è meglio sotto certi aspetti, però non ci mette a riparo da questi rischi. Esatto. E ecco, qua vediamo dei pistacchi, per esempio, che hanno questa muffa, che è un penicillum, lo vediamo sopra. Ecco, ma questo almeno lo vediamo. Diciamo che tutto quello che vediamo, quello sappiamo già, se uno ha una partita di noccioline dove ce ne sono 3 o 4, deve buttare via tutto l'intera confezione, perché quelle le vedono ma le altre non si possono vedere. Ho capito. Ecco, per esempio, che ne so, adesso con la catena del freddo, ormai da diversi anni, tutta la roba è impacchettata, no? Le insalate già pulite, che la gente non lava perché c'è scritto che sono già lavate, in realtà a forza di stare lì sprigionano delle micromuffe che noi non vediamo e che poi comunque mangiamo un giorno, 2 giorni, 3 giorni, e che si accumulano nel nostro organismo. Eh sì. Capito? Quindi è un po' il figlio del tempo di tutte queste catene di preconfezionamento, di questi involucri delle micropellicole, perché cerchiamo di mantenere umida la verdura per tenerla di più, però alla fine poi fa le micromuffe, quindi bisogna anche tutti gli alimenti impacchettati, spacchettarli. Quindi tutto ciò che ammuffisce va sicuramente non mangiato. No, assolutamente. E poi non è che tolgo uno e mangio il resto, purtroppo tutto quel pacchetto lì sarebbe da eliminare, perché
queste le possiamo vedere, però. No, 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 ma ha fatto bene a sottolinearlo, ecco, dottoressa, però, perché ad esempio io sono della categoria che non butterei mai via niente e quindi a volte rimuovo magari una parte dell'alimento ammuffito e dico il resto no, va bene, lo mangio io. Si tende a far così, però poi una volta avevamo dei sistemi molto più disintossicati, perché ci mettiamo poi tutti il rischio chimico, tutto quello che inaliamo, l'inquinamento, le microplastiche, sì, cioè tutto un accumulo. È la somma di questo, che dopo insomma magari questa è la ciliegina sulla torta. Perché noi vediamo per esempio, ecco come ho detto prima, che nel mais è veramente molto a rischio, le arachidi, i semi da olio, quindi dopo ce lo ritroviamo nell'olio, l'orzo, il grano, l'uva, il caffè. Allora l'altro giorno ero al bar e c'era una etichetta del caffè dove c'era scritto ocratossina, che uno magari prima non sapeva neanche cosa fosse, c'era ocratossina 0,2%, c'era. C'era proprio nella lista della ecco, per quindi nel caffè. Ma quanto siete emancipati voi a Bologna, addirittura? Non è mai successo. Io non sono una grande frequentatrice di bar, cappuccino, poi c'era questo, dico, però. Ecco, ma anche per esempio appunto nelle segale, nel grano, nell'orzo, del mais e nel fieno. E quindi chiaramente nel fieno, quindi prima, per gli animali, certo. Quindi anche poi nel latte o nella carne. Questi sono tutti i nostri amichetti: aspergillo, fusarium, penicillum, stachiobotris, e tutte queste sono le tossine: aflatossine, ocratossine, fumosine, patuline, tricotrecene, eccetera. Queste sono tutte le sostanze metaboliti di secondo livello, prodotte. Pericolosi. Sì, perché vediamo, ecco qua. Per esempio c'è un'azione, come ho detto prima, diretta nelle farine oppure nei fermentati, come per esempio la birra, oppure negli animali, nei foraggi degli animali, dove vanno a finire poi nel latte, nella carne e nei prodotti anche per l'infanzia. Ecco, l'ocratossina che cosa fa? Va a danneggiare tutti questi organi, il fegato, il rene, i polmoni, il cervello, perché ci sono delle neurotossine, il cuore, insomma, sono un po' ubiquitari. E poi se andiamo avanti, vediamo un'altra. Ok, per esempio, ecco, andiamo a vedere, ecco, questo è il classico arancio, no? Col penicillina, la penicillina deriva da lì, no? Quindi è stato un farmaco che è derivato da una micotossina del fungo penicillina. È stato, direi, l'antenato degli antibiotici. Esatto. E quindi andiamo a vedere che tutte queste tossine, la aflatossina, l'ocratossina, la fumosina. Ah no, qui viene proprio detto espressamente che certo, è cancerogeno. Ci sono moltissimi lavori. Epatotossico, esatto, immunosoppressore, mamma di questi tempi, quindi. E poi danneggia i reni. Teratogeno. Esatto, e le e anche vogliamo molto ricordare ai nostri telespettatori cosa si intende per teratogeno, sì, che quindi è allora diciamo che per lo sviluppo embrionale del feto può dare delle problematiche, ecco, in gravidanza, ecco. Oppure diciamo un immunosoppressore anche neurotossico e citotossico, quindi ne abbiamo una bella sfilza di problematiche. Curioso è questo zearalenone, che esatto, è un estrogeno simile, sì, esatto, come un estrogeno quindi. Esatto, quindi potrebbe anche dare delle problematiche ormonali, quindi tutte queste non le conosce poi nessuno, non lo sa che invece noi siamo molto soggetti ad avere degli accumuli di queste tossine. Mamma mia, abbiamo un minuto prima della pubblicità e adesso abbiamo spaventato ben bene i nostri telespettatori, ma la materia richiede. Esatto, sì, no, è che nessuno ci pensa, invece questa è una situazione che c'è comunemente. Ecco, questa è una, vede come va in profondità, proprio non resta centro, solo all'esterno, no, no, proprio dice non si verifica esclusivamente sulle superfici, ma può andare in profondità negli alimenti.
alimenti e quindi il processo di trasformazione non lo elimina, cioè è talmente radicato che all'interno, nelle farine eccetera, noi ne troviamo una grande quantità. Quindi per concludere, però rinnovando ai nostri telespettatori la richiesta magari di restare in nostra compagnia anche durante la pubblicità, possiamo dire che è proprio un nemico invisibile, silenzioso, perché probabilmente non... Sì, vabbè, se uno mangia con la muffa sente un sapore non buono, ma non lascia tracce. Esatto. Però danni ne fa tanto. È un nemico invisibile. Caspita. Allora ci vediamo tra proprio pochissimi minuti, direi un minuto e mezzo, e restate in nostra compagnia. Eccoci qua a parlare di tossici, che però abbiamo detto che li abbiamo solo messi nel titolo con la dottoressa Carla Marzetti, perché i tossici sono chimici, ce l'hai spiegato molto bene, e quindi magari dedicheremo a questo argomento un'altra trasmissione. Ma le tossine sembrerebbero più innocenti, più così. In realtà le tossine lavorano silenziosamente, ma sono veramente pericolosissime e le possiamo trovare dappertutto, soprattutto negli alimenti. E esatto. Quindi immaginate che rischio abbiamo. Vogliamo riprendere il filo, far vedere ai nostri telespettatori? Vabbè, emblematica è questa pannocchia di mais, il buonsenso imporrebbe di distruggere questo raccolto, Esatto. Però poi ci sono le leggi economiche, mi metto anche nei panni di un coltivatore. Sì, poi soprattutto anche ci dovrebbero essere delle regole sul campionamento, perché magari sì, vanno a prendere un pezzettino di raccolto che non ha niente, allora magari lo fanno passare, invece ci vorrebbe anche una regola molto ferrea, sì, sul campionamento. Tranquillizziamo un po', come mi permetto di ripetere quello che lei ha detto prima, in Italia i controlli sono sempre piuttosto, sì, sono molto, seri. Sì. Purtroppo però sapete che per l'industria la nostra produzione non basta e quindi dobbiamo ricorrere anche a forniture dall'estero che non sempre... vuoi per i trasporti e per i lunghi viaggi, vuoi proprio anche per la carenza di serietà di base, e quindi potremmo importare delle cose non a posto. Le aflatossine, di queste si è parlato di più. Esatto, le aflatossine che troviamo appunto nei cereali sono molto dannose per il fegato, si vanno a depositare e inducono anche proprio un cambiamento della cellula epatica fino ad andare verso la degenerazione proprio. Quindi ovviamente noi vedremo che poi oltre alla aflatossina anche gli altri hanno comunque sempre effetti cancerogeni e mutageni. Ecco, ma vorrei fare una domanda probabilmente sciocca, ma queste aflatossine, queste tossine, possiamo considerarli degli organismi vivi? No, sono sempre dei metaboliti. Sono dei prodotti. Degli scarti, dei prodotti di scarto del fungo. Ci sono dei funghi che hanno dei metaboliti buoni, dei batteri che hanno, come i batteri, no? Però sono come dei veleni, agiscono, sì, come dei veleni. Sono in dei veleni, esatto, esatto. E per esempio anche i batteri, no? Ci sono batteri che producono metaboliti buoni, come quelli del nostro microbiota, ma ci sono batteri patogeni che producono invece tossine, endotossine. Vero. Che sono velenose per noi, ecco, e i funghi possono anche qui produrre dei metaboliti buoni o produrre dei metaboliti tossici. In questo caso, ecco, per esempio, l'ocra tossina la troviamo nell'uva e è tossica per i reni, è cancerogena, è immunotossica, è mutagena, e bisogna stare attenti appunto nel pericolo che è in agguato nell'imbottigliamento.
quindi anche lo stoccaggio dell'uva e poi successivamente nell'imbottigliamento si possono produrre in cantine magari non tenute in maniera corretta la produzione di queste ocratossine e che poi noi ci troviamo nel vino, capito? Quindi non, e abbiamo detto che l'accumulo, quindi in questo caso più ne beviamo con dentro queste cose, più il rischio si fa esatto, cioè non è l'intossicazione acuta, no? Ho capito, che, questa non la producono, cioè non è no, l'intossicazione acuta è una reazione immediata, le cosiddette tossinfezioni, no? Mangio qualche cosa che è stata conservata male e quindi io la reazione la vedo immediata, la gastroenterite è uno delle più facili, diciamo. Certo. Ecco, ma invece questo sono nemici silenti perché noi non ce ne accorgiamo e non provocano dei sintomi, ma alla fine provocano delle malattie croniche. Quindi il paziente che magari dice ma com'è che sono sempre stato bene e adesso ho la stanchezza cronica, la fibromialgia, ho il tumore, ho la sensibilità chimica multipla. Certo, c'è una predisposizione genetica, poi come ho spiegato altre volte ci sono degli inneschi infettivi, no? Quindi batteri, protozoi, virus che innescano, ma poi c'è tutto anche il reparto tossico. Quindi magari mi ammalo di più, sono più soggetta a ammalarmi perché mi intossico, perché ho i miei sistemi di ripulitura, i miei organi emuntori che funzionano meno, oppure ho il sistema immunitario debole e quindi sono più soggetta a un insulto di tipo infettivo. Ecco che noi andiamo a vedere il malato nella sua complessità, cioè il malato di adesso non è il malato, è un malato difficile che è sfaccettato, quindi che ha una malattia cronica che si è sviluppata nel tempo e se io voglio andare a vedere la causa di questa malattia io devo andare a sviscerare tutte queste cose, quindi devo andare a vedere se ha avuto un percorso di tipo infettivo, cronico, per esempio una batteria a bassa carica, funghi a bassa carica, oppure più tossico, per esempio, quindi si è accumulato le tossine. Allora, quindi lei con i suoi esami del sangue e delle urine lei riesce a stabilire queste cose? Sì, certo, certo, quindi è da lì che si è estrapolato una diagnostica di secondo livello. Quindi non è, cioè io posso andare anche a farmi gli esami del fegato e dei reni, che peraltro saranno normali, che però non mi dicono se in questo rene o in questo fegato io ho accumulato tossici. Prima che si muovano gli esami tradizionali passa del tempo. Ecco, e quindi, ed è tempo prezioso che si è perso però. Per sì, anche perché per ritornare indietro. Cioè, molto spesso pazienti arrivano con malattie croniche e magari pretendono in 10 giorni, un mese di stare bene. No, bisogna fare un percorso a ritroso, bisogna che abbiano la pazienza di andare a ritroso nel tempo e pian pianino andare a recuperare quello che è recuperabile. Quindi bisogna che abbiano un pochino di pazienza, ecco. Però l'importante è sapere che si può fare, recuperare. Assolutamente sì. Quindi bisogna tenere presente il pericolo che c'è adesso, non è che da domani, no, aprendo la dispensa o cucinando o facendo la spesa, incominciamo a entrare in panico, già perché viviamo un periodo che ci ha messi tutti a dura prova. Però conoscere questo rischio, esatto, e comportarci piccole di conseguenza, cose, magari, esatto, ci può magari, cioè, vediamo anche una cosa muffita, non ne togliamo un pezzo e la mangiamo, cerchiamo magari di buttare via la pagnotta o la frutta o sì, qualche sì, cosa. Ecco. Sì, e poi magari anche evitare di mangiare troppe noccioline, ad esempio, troppa molto frutta col guscio. Molto sì, spesso. Da una parte ci dicono che la frutta secca va bene, perché per l'apporto che dà di omega 6, omega 3, le noci, sì,
ma dall'altra però dobbiamo tenere presente anche questa cosa, insomma. Non è facile, anzi. Esatto. Mangiare sta diventando sempre molto più complicato. Infatti. Vediamo ad esempio questa tossina che lei ha già parlato, come ho detto prima. Caspita, la possiamo trovare proprio in tutti i prodotti da forno. Esatto, nei cereali, nell'olio di mais, nelle loro farine, nel germe, nel pane, pasticcini, biscotti, le merende, i cereali. E purtroppo eccetera. Gli alimenti destinati a lattanti e bambini, che se su di noi l'effetto tossico è forte, su un bambino piccolo può essere dirompente addirittura. Esatto. Quindi tutti questi ovviamente c'è il rischio che ci siano. Questa tossina possiede spiccati effetti? Estrogenici. Estrogenici, allora leggevo giusto. Sì, che l'avevo detto prima. Esatto, sì. Esatto. E quindi ovviamente con meno ne ingeriamo meglio è. Ecco, oh, mamma mia. Quindi dovremmo di nuovo tornare a una dieta che contempla mangiare poco. Ecco, esatto, tutto. Esatto, perché la quantità si fa. In questo caso fa la differenza. Sicuramente sì. Mangiare poco e poi andare a verificare se effettivamente ho un accumulo, perché magari ci sono... Molti si saranno chiesti a questo punto. Nella moltitudine dei pazienti esatto. Ci sono di quelle che mangiano tranquillamente, poi quando andiamo a fare l'esame dell'urina non è che vediamo che sono intossicati da micotossine. Ecco ma noi se facciamo i tradizionali esami del sangue e delle urine non abbiamo una visione della nostra situazione reale. Quindi ci sono adesso degli esami specifici. Sì, esatto. Ecco, insomma, lei è sempre all'avanguardia, ovviamente avrà dei macchinari nuovi, immagino. Esatto, adesso andiamo. Vogliamo finire qui? Finiamo anche fumosine. Anche le fumosine, anche queste sono comunque sempre il mais direi che è proprio il cereale più disgraziato, poverino. Sì, infatti. E anche quello che viene prediletto nell'allevamento, no? Perché il mais. Esatto, e poi anche la patulina che si trova nella mela. E che può contaminare appunto il succo di mela anche, quindi brutta cosa. Ecco dove si trovano, l'abbiamo visto prima, nella birra, nei cereali, nel vino, nel succo d'uva, nel tè, nella cioccolata, nella carne di maiale, nel pollame, la frutta secca, nel caffè. Come mai carne di maiale e pollame sì e le altre carni no? Ce n'è meno. Ce n'è meno. Sì. Probabilmente tutta la filiera accumulare. Invece la carne di maiale e il pollame sì. Sì, il pollame sì, ecco. E poi andiamo a vedere che cosa fanno. Dunque, perfetto. Per prima noi le mangiamo, quindi dove vanno a finire? Nel nostro intestino. E che cosa fanno? Allora, intanto fanno diverse cose. Intanto diminuiscono l'altezza della superficie dei villi intestinali e vanno a lavorare sulle giunzioni serrate, le time junction, che ormai penso che in queste trasmissioni siano venuto. Lo ripetiamo, sono delle giunzioni, si chiamano giunzioni strette, che stanno fra una cellula e l'altra e sono come delle porticine, sono fatte di collagene, di elastina, di actina e quindi hanno un substrato proteico e tengono chiuse la barriera per il passaggio di patogeni, di tossine, di allergeni, eccetera. Ecco, la formazione proteica di queste giunzioni serrate viene molto limitata dalle micotossine, il che vuol dire accumulo di tossine, vuol dire intestino permeabile. E quindi l'inizio di una piccola o grande catastrofe. Infatti, vediamo che non vengono prodotte bene le giunzioni serrate perché manca il substrato proteico che viene inibito da queste micotossine, quindi una diminuzione della sintesi proteica che riduce la barriera, quindi riduce poi anche la funzionalità immunitaria di barriera. Aumenta lo stress ossidativo cellulare e quindi l'invecchiamento, fra virgolette, proprio della mucosa
e cambiamenti anche di espressione genica con produzione di citochine infiammatorie e aumento dell'apoptosi cellulare, quindi c'è veramente un invecchiamento della mucosa. Quindi siccome noi le mangiamo vanno a finire chiaramente nell'intestino e da lì noi dovremo cercare di sferrare il nostro contrattacco, cioè di lavorare molto molto bene sul microbiota per cercare di proteggersi dall'accumulo di questi tossici sulla parete dell'intestino. Caspita. Poi cosa succede? Andiamo nella diapositiva. Ecco, intanto vediamo come si vanno a trovare queste micotossine, queste tossine in genere, con apparecchi molto sofisticati che si chiamano spettrometri di massa, che possono essere liquido massa e gas massa, a seconda se le sostanze si sciolgono in acqua o si sciolgono nei grassi si sciolgono negli alcoli, per esempio, okay? Quindi dipende dalla natura di queste molecole. E attraverso questi profili, che si chiamano profili metabolomici, che vengono fatte nelle urine, andiamo a vedere tante cose, no? Quindi andiamo a vedere, possiamo vedere i metaboliti. Quindi da un campione di urine fornito da un campione di urina, cioè tutto quello che il nostro sistema espelle va a finire nelle urine. E quindi nelle urine abbiamo l'espressione massima di tutti i metaboliti che noi vogliamo andare a controllare. E i metaboliti di queste crescite, vedete, di funghi, che si chiamano markers della sovraccrescita di questi funghi, perché anche all'interno del nostro organismo ci sono funghi, ok? Sì. Quindi, e ci sono funghi che producono endotossine, che producono micotossine, perché nel nostro intestino troviamo candida, troviamo aspergillo, troviamo penicillum, certo, che fanno parte della nostro microbiota, anzi microbiota, perché sono funghi. Ma se crescono più del normale, cosa fanno? Fanno questi metaboliti. Ah, quindi non solo li ingeriamo attraverso l'alimentazione o li, esatto, inaliamo nel caso delle muffe, ma addirittura possiamo autoprodurle. Quindi abbiamo delle esotossine e delle endotossine, quindi che le produciamo direttamente con un microbiota che non è a posto. Certo, che è in grande squilibrio, perché anche le colonie devono mantenere un equilibrio, se no. Esatto, e soprattutto avere un grosso equilibrio tra tutta la flora intestinale, che è batteri, protozoi e funghi, ci deve essere un equilibrio. Ecco che chiaramente, come si sa, quando noi con un antibiotico eliminiamo i batteri, i funghi crescono, perché trovano, non esiste in natura il vuoto biologico. Quindi quando io elimino una certa famiglia, un'altra famiglia prende il sopravvento. E tutte le volte che noi lavoriamo con antibiotici, chemioterapici, noi assolutamente azzeriamo tutta la nostra flora batterica per dare poi il là alla produzione, alla sovraccrescita di funghi. E questi qui sono proprio metaboliti di funghi aspergillo, penicillum, fusarium, che fanno questi metaboliti intermedi, le posso trovare nell'urina e questi metaboliti vanno a interferire, quindi non solo i funghi interferiscono sul mio microbiota, ma sono i metaboliti che vanno e fanno quello che ho detto prima sulla mucosa intestinale, ma attraverso il circolo enterepatico vanno poi in tutto il sistema. Quindi io mi ritrovo poi i metaboliti, che sono molecole piccolissime, dappertutto. Quindi mi arrivano al cervello, mi arrivano al sistema cardiovascolare, cioè i metaboliti, trovare i metaboliti vuol dire avere la sicurezza che dentro il mio organismo è cresciuto un determinato fungo. Per esempio, se io ho un'infezione da aspergillo subcronica nel polmone, quindi non un'aspergillosi manifesta che è rara, ma un accumulo, diciamo, di micotossine di aspergillo, e magari vado a fare il microbiota intestinale, non lo trovo perché non è lì.
ma la produzione di questo metabolita che io trovo nell'urina è una spia precisa che mi dice che io ho una sovracrescita. Perché da lì le sostanze di scarto vengono eliminate. Esatto, quindi andare a monte a vedere la produzione dei metaboliti, dei funghi e dei batteri ci dà una misura precisa, di precisione. E ho la sicurezza che se io ho un acido ipurico o un acido benzoico, io vuol dire che i miei markers dei batteri sono cresciuti perché c'è stata una sovraccrescita. Addirittura, per esempio, acido ipurico e benzoico sono anche delle spie che mi dicono che ho un'intossicazione chimica da xilene, da toluene. Quindi tutti questi markers che andiamo a vedere nell'urina ci danno degli indizi di sostanze col quale sono venute a contatto. E allora dopo chiaramente il medico o il nutrizionista o il biologo, avendo l'esame in mano, può fare delle domande specifiche. Che ne so, con questo test mi verrebbe da chiedere: ma lei dove vive? Cosa fa? E magari questo mi risponde che ha un lavasecco o un carrozziere o lavora nelle vernici. E allora da lì io riesco a capire che potrebbe esserci un'intossicazione. Capito? Molto interessante. Ecco, e quindi andiamo a vedere anche, abbiamo detto che queste possono tossine possono arrivare al cervello perché superano la barriera ematoencefalica. Assolutamente sì, e creano una infiammazione, una neuroinfiammazione. Ecco, che tipo di segnali può dare un fenomeno di questo tipo? La depressione, sbalzi di umore, i problemi cognitivi dei bambini, anche i bambini autistici o quelle delle turbe dell'attenzione, le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, che iniziano magari con non essere lucido, non avere lucidità mentale, dimenticarsi le cose, pian pianino sono anche lì depositi di tossine a livello del sistema nervoso centrale e ci sono dei microrganismi, per esempio la candida, che dà questo arabinitolo che passa la barriera ematoencefalica e crea una neuroinfiammazione. Tant'è vero che ci sono stati dei ragazzi che avevano una diagnosi di depressione che, lavorando bene con l'intestino, disintossicandolo e togliendo la candida intestinale, sono guariti. Quindi sembra magari una malattia. Io ho parlato con un paio di psichiatri, dice, ma già uno psichiatra bravo capisce se è una malattia psichiatrica o se è una malattia che ha qualche cosa di fisiologico, di come un'intossicazione del cervello. Ecco che allora, se si va a lavorare in questi termini, si ottengono dei risultati straordinari. Molto giusto. E quindi queste quindi c'è uno studio, ci sono più di uno studio, tantissimi, ovviamente. Tantissimi studi di tossine che siano, confermano la neurotossicità. Esatto, infatti anche nel nostro profilo noi andiamo proprio a vedere il profilo dei neurotrasmettitori. Per esempio, molto interessante è la produzione del triptofano, di questo amminoacido che se segue una via naturale, una via giusta, fa le sue proteine, ma se segue un'altra via finisce per produrre acido quinolinico che è neurotossico. E quindi se c'è infiammazione nel corpo, se ci sono la presenza di altre micotossine, c'è una malattia cronica, allora questa cascata del triptofano fa sì che si alzi questo acido quinolinico. E allora quando c'è questo alto, io sono sicura che c'è una neurotossicità prodotta da qualche cosa, che potrebbe essere una micotossina, che potrebbe essere una tossina batterica, potrebbe essere un'intossicazione. E allora lì
si può lavorare su quello, bisogna disintossicare e poi ricostruire tutta la parte, diciamo. Ecco, l'importante è arrivare in tempo, però, prima che il danno sia irreversibile. Infatti. Infatti, nel trattamento delle malattie neurodegenerative, come potrebbe essere il Parkinson o l'Alzheimer, con prima si interviene, meglio è. Però, diciamo, c'è un rallentamento sicuramente con un benessere migliorato nei pazienti cronici. Certo. Molto bello, ecco, insomma, cioè, almeno c'è un messaggio di un po' di speranza. Certo, bisogna lavorare, poi ripetiamo, questi sono esami molto sofisticati, lei ha detto più volte di secondo livello. Come sempre dobbiamo ammettere che a Valsambro arrivano, oltre ai pazienti normali, ma soprattutto anche arrivano i casi cosiddetti disperati, quelli che non trovano il bandolo della matassa, in sostanza, che dopo esami, tentativi di diagnosi così, però sono ancora in alto mare, insoddisfatti. Infatti. E allora, se si vuole proprio andare a verificare, adesso c'è la possibilità di farlo con questi esami. Sì, io sono dell'avviso che con più abbiamo una diagnosi precisa, con più riusciamo a ricostruire tutta la storia della malattia di quella persona e andare a cercare di arginare i danni. Per cui uno dice magari, che ne so, prendo il multivitaminico perché mi va bene, prendo la vitamina C, prendo la... Cioè, va un po' a tentoni, no? È vero. Per sentito dire, perché cioè, tutto fa bene, ma io ho bisogno di questo... Ho bisogno effettivamente di un supplemento di vitamina C quando io me ne trovo già troppa nell'urina o di vitamina del gruppo B che non mi servono e magari mi serve, che ne so, il magnesio, capito? Quindi la medicina di precisione, che è la medicina delle omiche, quindi la genomica, la lipidomica, la proteomica, la metabolomica, che diciamo... Da tantissime risposte, dovrebbe essere impiegata per proprio l'inizio e il tracciato della strada del malato, e se il malato cronico assolutamente dovrebbe farlo. Quindi sì. Io collaboro. Sì, l'abbiamo detto, dovrebbe essere più diffuso. Mi fa piacere che collabori con una università. Allora, con l'università di farmacia a Bologna, nella facoltà di farmacia con la professoressa Budriesi, l'università d'Urbino col professor Micucci, stiamo studiando. E abbiamo già fatto pubblicazione su estratti fitoterapici, sugli oli essenziali, su tante piante che possono aiutare, diciamo, nei percorsi terapeutici. Molto bene. Allora di questo parleremo nel corso della prossima mezz'oretta insieme, e soprattutto non so se siete riusciti a intravedere che c'è anche un'azione diretta e piuttosto nefasta sui mitocondri, che sono quegli organelli molto importanti legati all'energia e alla respirazione delle nostre cellule, e quindi direi che lì si gioca molto la nostra salute globale, perché la salute della nostra cellula rispecchia la salute, o viceversa, insomma, sì, rispecchia la salute dell'intero organismo. Ci vediamo tra pochissimo? Spero di sì. Eccoci qua, dalle vostre telefonate che sono già arrivate, devo veramente fare una missione di colpa. Mi ero semplicemente dimenticata di dirvi che la trasmissione deve essere interattiva, come sempre. Quindi le vostre curiosità sono benvenute, approfittatene, c'è tempo ancora. Nell'ultima parte la dottoressa Marzetti risponderà ai vostri quesiti, ai vostri dubbi. Ho già visto che ci sono delle domande molto pertinenti. Allora, ritorniamo a noi. Stavamo dicendo che
purtroppo non è solo una neurotossicità che si può ventilare o epatotossicità, ma addirittura andiamo nel più piccolo, andiamo nella cellula, esatto, nel mitocondrio. Ecco, diciamo che questo è l'organello più colpito. Addirittura. Sì. Queste micotossine interferiscono assolutamente con l'attività del mitocondrio. Mitocondrio vuol dire produzione di ATP. ATP è l'energia. È l'energia, è la nostra energia che ci serve per fare tutto. E quindi ovviamente bisogna stare molto attenti, diciamo, che l'accumulo di queste micotossine non vadano ad interferire. Se andiamo avanti, ecco, vanno a interferire dove? Vanno a interferire anche sul trasporto degli elettroni, quindi proprio sulla produzione dell'energia. E vanno a interferire con tutta la cascata, si chiama ciclo di Krebs, quindi la cascata per la formazione dell'energia, che, come dice la parola, è una cascata, cioè passa da un metabolito all'altro e piano piano si viene a formare, diciamo, l'ATP, che è la nostra energia, la nostra benzina. Bene, queste tossine si intrufolano, no, in questo ciclo, di questo ciclo di Krebs, e provocano degli accumuli di metaboliti, quindi non gira bene tutto il ciclo di Krebs, e questi accumuli di questi intermedi, questi metaboliti intermedi, si riversano nelle urine e noi possiamo andare a controllare, diciamo, questo lavoro, questa cascata, questo ciclo, come funziona. Infatti, se andiamo nella diapositiva successiva, sì, andiamo a vedere proprio come l'interferenza. Quindi di per tutti. Contro, allora, energia della cellula, ma anche energia nostra, quindi, cioè, anche questa sensazione di stanchezza, di non avere. Esatto. Esatto, quindi la stanchezza cronica sicuramente, ma l'energia che ci serve per tutte le nostre funzioni del nostro organismo, quindi tutte le nostre funzioni, certo, hanno bisogno di energia, e la produzione è veramente molto ridotta. Andiamo avanti, andiamo a vedere, ecco, questi sono gli intermedi di questo ciclo che si chiama ciclo di Krebs, e si vede che dall'inizio pian piano i metaboliti sfumano, vedete che i valori sono sempre più bassi, perché man mano che si va avanti nella catena c'è la produzione dell'energia, quindi alla fine si arriverà all'acido malico, che vedete deve essere meno di 0,5, cioè si è consumata tutta la benzina e ha prodotto l'energia. Se si interrompe, se queste micotossine vanno a interferire, specialmente per esempio sul 2-ossoglutarico, sul succinico, si ha un'interferenza, si ferma la cascata, produce meno energia, e questo accumulo io lo trovo nelle urine. Ecco perché facendo questo profilo metabolomico io riesco a vedere anche la produzione generale dell'energia da parte della cellula, e ovviamente nelle malattie croniche trovo tantissime interferenze di questo genere. Pensate. Se andiamo avanti ancora, vediamo, ecco qua, è molto esplicativa, che gli intermedi, vedete, citramalico, lattico, succinico, chetoglutarico, guardate nella stanghettina blu, che è il controllo normale, a come vengono sfalsati con la presenza delle micotossine. Quindi vanno ad interferire effettivamente proprio con la produzione della mia energia, della mia ATP. E quindi bisogna liberarsi di queste tossine e ripristinare il nostro, ecco, ciclo. Ma il nostro organismo non ce la fa da solo, cioè noi non abbiamo, lei dottoressa ha citato più volte anche i nostri organi e montori, che esatto, non ricordo più quanti sono, ma abbiamo, insomma, il fegato, la pelle anche, i reni, stessa, la pelle, l'intestino, sì, ecco, questi sono gli organi e montori, quelli che
ci danno una mano nel disintossicarci, nel buttare fuori gli scarti, cataboliti. Esatto. Una delle risultati di questa problematica anche dell'intestino, di come ho spiegato prima, l'assorbimento delle sostanze nutritive, delle vitamine, è più scarso. Quindi andando a fare i markers nutrizionali noi andiamo a vedere per esempio che manco, non riesco per esempio a metabolizzare bene la vitamina B12 o la vitamina B6 o non utilizzo la vitamina C, eccetera. Quindi anche a cascata e a catena ci sarà anche un malassorbimento. E se mancano le vitamine, che sono i cofattori per fare andare quella ruota, no, del ciclo di Krebs, mi si ferma ulteriormente. Okay? Quindi andare a vedere questo si ha proprio una fotografia della funzionamento. Quindi paradossalmente le urine diventano preziose, cioè la possibilità di fare questo controllo. Sì, perché nelle urine sono concentrati 100 volte di più che nel sangue. Quindi ha più senso andare a fare l'esame delle urine che il sangue. Quindi noi lo facciamo sulle urine, insomma. Ecco. Le abbiamo nomilitate, che di solito uno pensa a fare gli esami del sangue, le urine, ma se ho dimenticato la provetta non le faccio neanche. Le urine, eccetera. Io appartengo alla categoria, le urine no. Le urine no. Ecco, un'altra cosa che fanno le micotossine, spezzettano proprio, creano dei danni proprio al DNA. Sono in grado di legarsi alla molecola degli acidi nucleici, quindi possono fare anche dei danni permanenti del DNA. Quindi, insomma, attenzione, perché effettivamente è veramente un nemico silente. Domani immagino che la colazione sarà avvelenata un po' per tutti, perché, mamma mia. Okay. Poi un'altra andiamo a vedere ancora da altri adesso però effetti. Dottoressa, io sto guardando l'orologio, bisogna che cominciamo a diventare propositivi, ma nel senso positivo, no? Okay. Diamo gli strumenti. Sì. Allora, andiamo. Beh, l'infiammazione questa bisogna parlarne. Allora, perché rilasciano citochine infiammatorie. Che bello. Che quell'infiammazione silente, nemico silente, low grade inflammation, che è la madre di tutte le malattie croniche. E quindi, cioè, piove sul bagnato, quindi è chiaro che abbiamo un attacco a tutti i nostri sistemi di difesa e sistemi dal sistema immunitario a tutti i nostri organi interni che fanno le nostre funzioni fisiologiche, quindi ovviamente bisogna stare un po' attenti, ecco. E andiamo a vedere come possiamo fare, ecco qua, vabbè, qui ci sono i limiti di tolleranza. Le leggi ci sono, i controlli però vengono. E poi, come emergerà anche dalle telefonate dei telespettatori, spero, perché già qualcosa ho visto, dobbiamo considerare che pochi di noi, però i più fortunati, accedono anche a un'autoproduzione di cibo, no? Penso agli orti, penso... Esatto. Beh, la vita in campagna, in sostanza. Va benissimo, bisogna lavare molto bene la frutta e la verdura. I funghi sono molto sensibili ai bicarbonati, quindi lavare anche col bicarbonato. E pensare che il fungo, in teoria, ci dicono che non andrebbe lavato, ma solo pulito con la spazzolina. Micotossine sono micro funghi, diciamo, che possono stare attaccati anche ai vegetali. Quindi il bicarbonato diventa prezioso. Il bicarbonato potrebbe essere prezioso. Ecco, vediamo le nostre autodifese. Esatto. Allora, la prima cosa da fare... Poverino, è il fegato, vero? Quello? Non ne può più. Io penso che se potessero comunicarci pronto, il fegato sarebbe il primo organo che ci dice basta. Nel nostro laboratorio interno dove vanno? Vanno nel fegato. E quindi tutte le sostanze
che fanno bene al fegato ovviamente sono da utilizzare, no? Che ne so, tutte le erbe amare, ma dal tarassaco al cardo mariano, al carciofo, tutto quello le erbe che è, amare, le sì. erbe amare. Che poi in questo ci sono tutto l'anno, però in questo periodo ne disponiamo, della, pur essendo della inverno. Cicoria, esatto. Del rafano e tutte queste cose qua sicuramente sono ottime per il fegato, quindi depuranti del fegato che possono aiutare, diciamo, a svelenare, a anche fluidificare i succhi biliari e quindi aiutare, diciamo, alla, ah sì, anche nella detox, digestione, certo, nella digestione, sì, eccetera, anche la genziana, il rosmarino. E poi ci sono anche, ecco, allora noi dobbiamo andare a controllare i nostri sistemi detox. Perché? Perché io accumulo di più che un'altra persona? Perché a me viene quella malattia? Perché io ho una capacità, fra virgolette, di svelenamento diversa da un altro. E allora andare a verificare i nostri sistemi detox. E si può? Sì, si può, attraverso, per esempio, con queste molecole, la più importante è la molecola che esprime la attività del glutatione, che è il piroglutammico, ci dice che i nostri sistemi di svelamento cellulare, perché anche la cellula si cerca di detossificare con questa molecola che è il glutatione, ma... Quindi il glutatione ritorna, questo nome che è stato usato molto in questo periodo associato alla tachipirina nemica del glutatione, insomma è vero, cioè noi abbiamo bisogno, lo produciamo noi il glutatione, sì, ma si può assumere come integratore. Si può assumere con l'integratore, attenzione che è poco assorbibile, quindi ci vorrebbe un glutatione liposomiale. Oppure, per esempio, adesso hanno scoperto anche un probiotico, un Lactobacillus fermentum, che si chiama ME3, che è in grado di produrre il glutatione. Ah, è un lattobacillo, sì. Quindi un probiotico. Un probiotico, sì, sì. E ci pensa lui a farlo. Esatto, oppure utilizzare tutto il gruppo dei bifidobatteri, per esempio, che sono i grandi spazzini. I nostri probiotici che del tipo bifidobatteri, quindi il longum, il breve, l'infantum, eccetera, sono dei grandi spazzini. Quindi utilizzare dei ceppi solo di bifidobatteri per aiutare l'azione detox, che abbiamo detto che inizia proprio dall'intestino. Okay? Quindi utilizzare i nostri amici batteri sicuramente è un'ottima cosa. È la strada migliore. Perfetto. È la strada migliore. Quindi però noi qui abbiamo la cartina di tornasole, cioè nel senso che facendo specifici esami riusciamo a individuare. Infatti, proprio molto spesso il nostro le persone grado che di... hanno sensibilità chimica multipla hanno questo esame che non va bene. Perché è tutto sballato. Sì, perché hanno pochissima produzione di glutatione. Loro. Quindi molto spesso, per esempio, si aiuta anche facendo delle infusioni di glutatione per via endovenosa, sì. Perché viene assorbito meglio. Meglio, sì, sì. Altrimenti bisogna utilizzare il liposoma. Possiamo a volte prendere tanti integratori, bisogna capirne la biodisponibilità. Questo è importante. Infatti. Oggi la formulazione liposomiale sembra essere quella, sì, che viaggia meglio, sì, vero? Sì, diciamo è più biassorbibile. Ecco, altre forme, abbinare per esempio il precursore del glutatione, che è il NAC, potrebbe il essere NAC, una buona, ecco, idea. Se ne è parlato, mi scusi dottoressa, sì, se non è che voglio interrompere, ma sì, voglio, sì, un supplemento, sì, di spiegazione. Del NAC si è parlato ed è molto interessante anche... Siamo in periodo Covid, sì, e quindi anche il tema della discussione delle cure domiciliari è transitato anche proprio per il NAC, per la N-acetilcisteina, esatto, questo è il nome per esteso, esatto, che è precursore del glutatione, sì, e che svolge anche delle buone funzioni antinfiammatorie, ad esempio fluidificante, esatto, eccetera, lo troviamo, sì, anche in semplici bustine. Normalissimo, ecco, già, no, no.
Sì, infatti. Di fluidificante proprio. Lo utilizzo anche, è importante, per quindi per sciogliere anche il biofilm, i biofilm batterici che si formano. Per esempio, quando io ho una disbiosi molto forte e i batteri, i funghi hanno, si sono complessati, hanno fatto un biofilm. Sì, così si chiama in termine, ecco, proprio scientifico. Noi, se andiamo a fare per esempio un microbiota, non troviamo i patogeni perché sono incastrati l'uno con gli altri. Ecco perché invece andare a cercare i metaboliti, abbiamo la sicurezza che abbiamo quel determinato fungo, quel determinato Perfetto. Batterio. Quindi allora, ritornando invece a noi, per, come ha detto lei, per togliere i veleni, detossificarci, sì, dobbiamo, vabbè, se possiamo fare un esame, se la nostra situazione è molto compromessa, ci conviene indirizzarci a degli esami specifici. Esatto, altrimenti... Ma in linea di massima, invece, se vogliamo provare un fai da te, esatto, ecco, una regola di vita in sostanza... Esatto. Tanto bisogna cercare, ecco, di non prendere le tossine, no? Quindi esatto, controllare il cibo tenuto Ma molto mi sa frigo. Che dobbiamo ridurre i cereali anche in questo caso, visto che è anche la frutta secca, accidenti però. Controllare i contenuti in frigorifero, controllare il cibo contenuto nella plastica, come i frutti di bosco, le insalate già lavate, come capito. Ho detto prima, controllare i cibi in sacchetti, tutto quello che è preconfezionato va se possibile lavato o comunque aerato, ok? Oppure controllare le zone di umidità della casa, abbiamo detto prima, delle muffe, sì, questo è importantissimo, ecco, molto importante, e anche tenere i cereali nei contenitori di vetro. Perché quindi, questa era una cosa che si faceva in passato, è giusto riprendere questa abitudine. Quindi di tenere... Il vetro è più sano, esatto, non c'è niente da vetro, fare. Quando si hanno i sacchetti, si aprono e si tengono il vetro perché l'aria, diciamo, fa seccare le muffe, che quindi non producono più tossine. Quindi questo... E quindi anche un accorgimento tutto sommato semplice. Ecco. Questo sì, una quello buona lo faccio. Cosa. Purtroppo non potrei passare il controllo frigorifero perché c'è il caos nel mio frigorifero e quindi adesso starò molto più attenta alle cose di muffe, soprattutto non le mangerò più. Che io dico, cosa volete che sia? Un po' di antibiotico, ma ho capito che non è così. Non anzi, è proprio così. No, ecco, è una cosa gravissima. Vediamo, diciamo, come... ecco, questa significa che le tossine, per essere eliminate, si chiamano funzionalizzate, nel senso che le sostanze, l'ipofisi, vanno lavorate, diciamo, dalla cellula fino a diventare idrofili e quindi espulse con l'acqua, idrofili che vanno via con l'acqua. Capito? Quindi ci sono degli enzimi, uno di questi è il citocromo P450, che aiuta, diciamo, a svelenare, diciamo, la... Enzimi che si possono assumere? No. Devono essere autoprodotti. Esatto, ma diciamo, la funzionalizzazione della tossina, rendendola in grado di essere poi eliminata. Sì, perché il problema che diceva prima è proprio quello che è molto difficile eliminare. Esatto, esatto. E quindi si parlava inizio trasmissione che alcune cose, alcune pratiche anche, tipo bagno turco, la sauna, assolutamente sì, sudare in sostanza. Sudare, quindi anche il movimento. Ricordiamoci che attraverso il sudore buttiamo fuori il movimento aerobio. Aerobico sicuramente è funzionale, come la sauna, come i bagni turchi, come si faceva una volta le spazzolature nelle spa, sì, no? Ecco. Dottor Mocci l'ha sempre raccomandate, anche con le fregagioni, le spazzolature, esatto, l'acqua fredda, esatto, e ovviamente il movimento. Tutte così queste pratiche. Oggi ho sentito, dottoressa, che almeno una parte della mia famiglia sta impazzendo per questi bagni dei piedi cerotti che si fa, sì, giapponesi, esistono prodotti di sì, cui... sì, dicono ci sono che anche dei macchinari anche di sì, si fa dei piedi lunghi che non so come si chiami il processo, mi informerò meglio. Andavano di moda molto nelle spa tedesche, nei centri naturopatici tedeschi, eccetera. Perché in realtà quello che vedi poi sono che
dai piedi escono proprio delle schifezze, sì. E quindi è vero, è sì. Un piccolo tentativo. È un piccolo tentativo, sì, ecco, quindi, ma sicuramente queste pratiche, come ho detto prima, della sauna, del bagno turco, assolutamente. Tutte quante, cataplasmi, questo sicuramente. Il bagno di vapore, le zaeta, ad esempio. Esatto. Idrocolonterapia, cioè tutto quello che... Sono tutti aiuti. Aiuti che si possono utilizzare insieme anche con l'utilizzo appunto di erbe, depuranti, ecco, qua ho scritto la zeolite. Bene, questo è prezioso. Allora, la zeolite. La zeolite, ecco. che diciamo è una specie di assorbente, di un'argilla. E funziona davvero. In casa mia non manca mai, da quando avevo sentito ancora dai tempi di Chernobyl. Sì, perché pulisce l'intestino e quindi chiaramente già fa un pochino da spazzino, e pulisce sia non solo dalle micotossine ma anche dai metalli pesanti. E quindi è un ottimo rimedio. La curcuma sicuramente, che ha un'azione antitossica, le piante, come ho detto prima, le piante a mare, le alghe. Tantissimo, la clorella per esempio ha un ottimo potere antitossico e assorbe anche metalli pesanti, quindi ad operare veramente molte alghe. I probiotici che ho detto prima, questo lattobacillo insieme anche ai bifidobatteri e l'utilizzo del glutatione. Questi sono dei rimedi che si possono utilizzare. Dottoressa, mi scusi, allora se uno è in emergenza e si accorge di non stare bene, quindi ha proprio questa più che percezione, quasi una certezza di avere queste tossine in circolo, ma di solito ci dicono almeno i medici naturopati, quelli che seguono molto le leggi stagionali, che vanno fatte due detossinazioni due volte all'anno, sì. Nei cambi di stagione. Anche perché qualsiasi intervento che noi vogliamo fare... È giusto, quindi queste pratiche igienisti, insomma, chiamiamole così. Sì, appunto, sì, come mi ha nominato prima la zaeta, il bagno di vapore, la Costa Curta, tutta quella scuola di naturopatia, di igienismo. Pratiche igieniste. Hanno un senso, quindi? Hanno un senso, assolutamente. E se la prima cosa che devo fare... se io voglio fare un intervento su un qualche cosa, la prima cosa che devo fare è disintossicare, perché altrimenti tutto quello che io vado a fare, anche se introduco una sostanza, che potrebbe essere anche una sostanza nutritiva, ma se io trovo un sistema già intossicato, io vado a faticare ancora di più il sistema, perché anche se io adopero tutte le sostanze naturali che voglio, ma queste vengono comunque metabolizzate dal fegato, e se il fegato è già sovraccarico, fa ancora più fatica. Quindi la prima cosa da fare, che si insegnano anche in tutta la medicina funzionale, diciamo, è quella di lavorare in primis con la detossificazione. E quindi intestino e fegato sono i propri primi? Intestino e fegato e reni sono le prime cose da fare, e in un secondo tempo una disintossicazione più raffinata, che potrebbe essere quella della cellula, con i sistemi del NAC e del glutatione. Questo potrebbe essere una bene. Cosa. Adesso poi vedremo dalle domande che ci faranno. Comunque, allora abbiamo capito che ci dobbiamo difendere bene, con una grande attenzione, da tutte queste cose che sembrano innocenti. Mamma mia, i cereali, che sono sempre stati descritti proprio come il cibo principe dell'umanità, dopo, diciamo, le tappe, insomma, dell'evoluzione, ecco, purtroppo portano con sé queste brutte sorprese. Esatto. Quindi diciamo che le pratiche di disintossicazione che servono sicuramente almeno, come ha detto lei, un paio di volte all'anno. Allora è questo. Sì, nei cambi di stagione è una buona cosa a farle. Sicuramente sì.
Ecco. E poi ovviamente cioè, limitare questi consumi, cioè dobbiamo pensare che... Guardarli con un occhio un po' più attento, diciamo, ecco, sapere che esistono, non è che adesso... Ma io ricordo una volta che ci fu, adesso c'è solo un minuto, ma poi riprenderemo con i nostri telespettatori, ricordo una feroce polemica in cui venne detto che i vegetariani morivano di più di cancro perché mangiavano appunto le aflatossine attraverso... Il vegetariano tendenzialmente mangia più cereali, diciamo la verità, ecco. Oggi il vegetariano colto o il vegano addirittura più colto sa come destreggiarsi meglio. Beh, però ti restano poche alternative, no? Se elimini tutta la carne, il pesce, soprattutto quelli che non mangiano uova, formaggi, niente, insomma. Devi veramente averci una certa cultura. Ecco, diciamo, bisogna sapere le cose, non spaventarsi perché uno non vive più, però no, per magari del un cielo. Occhio un attimino più attento, ecco, considerando che nessuno è a riparo da niente, no. Però neanche chi mangia bio, neanche... Certo, fa bene a mangiare e a scegliere meglio, perché avrà sicuramente avrà meno introduzione di quei veleni chimici che quelli ricordiamoci che ci sono. Perché con la dottoressa ci siamo ripromessi anche, ve lo dico proprio in 30 secondi, di parlare del oddio, adesso la prima genotossicità la sto sperimentando, il famoso glifosato. Sì, sì, le microplastiche, i glifosati, quelli li tutti portiamo in tavola, ecco, purtroppo. Quello lì è sicuramente... E quelli siamo certi che fanno male. Sì, cioè, è tutto però sapere le cose non deve spaventarsi, ma essere consapevole, certo, magari sì. e scegliere in maniera più accurata. Ecco. Lo facciamo. Promesso, dottoressa. Allora, ai nostri telespettatori rinnovo l'appuntamento per l'ultima parte insieme, che sarà appunto, come dicevo prima, con il vostro contributo, anche dai social, so che qualcheduno ci scrive e quindi abbiamo dato, diciamo, mandato alle segretarie di redazione, in questo caso a Ledina, di tenerne conto anche delle vostre domande. Grazie. Ben ritrovati, dunque al momento delle vostre telefonate, a qualcheduno abbiamo già un po' risposto, ad esempio, tra parentesi ci chiamava da... Ci poneva la domanda da Facebook il signor Gianluca Tragaioli e ci chiedeva appunto che cosa bisogna fare per defuborare il fegato. Insomma, bisogna ricordarsi innanzitutto che il fegato è proprio uno degli organi poverino, esatto, più... Esatto, quindi... E che poi vedevo prima, il fegato a volte anche proprio con gli alimenti, dopo mangiato, chi ha questa sorta di sonnolenza, pesantezza, è perché produce ammoniaca, vero? Sì, ovviamente ha il transito più rallentato, no? Allora si utilizzano delle sostanze coleretiche, cioè che fluidificano i succhi biliari. Ah sì, questo a proposito invece dell'altro telespettatore che ci chiedeva, no, è una donna, Rossella, che chiede appunto chi è senza cistifellea. Sì, ha il transito più accelerato, però non è che fa tanta differenza. Sì, quindi, però utilizzare... Almeno per quanto attiene questo argomento, esatto, con questi però per esempio utilizzare delle sostanze coleretiche amarotoniche come la genziana, per esempio, il tarassaco, il boldo, sono sicuramente un'azione sia di fluidificazione dei succhi biliari, quindi aumentare il transito e migliorare la digestione e depurare il fegato. Certo, ecco, che è il nostro obiettivo. C'è una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, buonasera, sono Lucia e chiamo da Pavia. Benvenuta signora Lucia, prego, parli pure. La mia domanda era riguardo ai cibi dell'orto, la preoccupazione della giardia, se si potrebbe incombere in questa in questo parassita più che tossina. Ovviamente la giardia, che è un protozoo, sulle
erbe biologiche si sta bene perché le sente buone e quindi accoglienti e quindi però diciamo se le verdure sono ben lavate assolutamente si può eliminare. Con la cottura ovviamente si elimina perché il protozoo viene annientato dalla cottura, quindi questo discorso non vale per le verdure cotte, ma se per le verdure crude sono diciamo, ben sciacquate più volte. Il carbonato va sempre bene? Il carbonato va bene, ma anche per esempio con quei liquidi che si trovano nei negozi del naturale, diciamo, per lavare gli ortaggi vanno bene, ma anche comunque con diversi risciacqui abbiamo già eliminato. Sì. Poi mi pare che la signora Lucia volesse chiedere anche qualche cosa a proposito dei bagni in mare, vero? Sì. Perché leggo qua l'anticipo. Beh sì, lì diciamo che l'inquinamento è più dei coli, ecco, perché specialmente nel mare, diciamo a scarso ricambio, è più facile che si concentrino, ma sono più batteri che funghi, quindi sì. E poi un'altra curiosità, vero signora Lucia, che riguarda le patate. Sì, io dico sempre che tutto quello che ci dicevano le nonne, le nostre nonne, le mamme, che avevano diciamo un senno che funzionava comunque, ecco, che dicevano non mangiare le patate germogliate, in realtà è vero perché sprigionano la solanina che è un tossico e quindi le patate germogliate... Neanche se si fanno gli scavini e si tolgono i germogli? Sì, si toglie il germoglio, però... Rendo conto di essere un disastro in cucina. Però ecco, sono se non troppo sono germogliate è meglio buttarle proprio quelle. Signora Lucia, è soddisfatta? Soddisfatta, grazie gentilissima. Possiamo salutarla, grazie a lei che ha partecipato, grazie davvero. Ok, no, adesso vado a cercare anche qualche altra domanda. Ecco. Giovanna Borgatti, sempre dai social, ci chiede: il gorgonzola e il riso contengono tossine, occorre prendere... la seconda parte voleva chiedere come si può fare per accedere al laboratorio Valsambro. In questo caso, per verificare le tossine, bisogna fare una visita o è sufficiente portare, inviare un campione di urina? No, si può anche spedire. Allora dedichiamo 2 minuti per ricordare che siccome voi avete pazienti da varie parti d'Italia, non tutti possono venire a Bologna ovviamente a consegnare. Esatto, noi abbiamo un servizio di service, un medical express che viene a prendere a casa il campione d'urina e lo porta in laboratorio, quindi non basta stare a casa e ordinarlo sul sito internet e arriva a casa il kit, dopodiché l'esame viene lavorato e poi si può chiedere un'interpretazione del test anche telefonica. Sì, certo, perché poi uno si ritrova in mano degli esami che non sa di certo leggere o decifrare. Ma dentro il kit c'è un questionario molto dettagliato che chiede perché uno fa l'esame, se utilizza dei farmaci, che tipo di patologia, insomma un sacco di domande, cioè, cosa mangia. Una sorta di anamnesi. Esatto, proprio. Esatto. Dopodiché insieme all'esame si può prendere un appuntamento telefonico di persona come uno vuole per la spiegazione del test. Molto ovviamente. Bene. Ecco, però Giovanna, riferendosi al gorgonzola, insomma, ha messo insieme un po' 2 cose diverse. Il gorgonzola sappiamo che... Il gorgonzola, sì, non è un formaggio sanissimo, buonissimo, però insomma, l'ho mangiato una volta ogni tanto perché comunque dentro ha funghi, ovviamente, così come tutti i roqueforti, tutti questi formaggi che comunque hanno micromuffe dentro. Ecco, quindi diciamo che non è proprio salutare. Il palato ogni tanto va anche assecondato, esatto. Però se si tratta di una volta all'anno o due non... No, il riso non dovrebbe avere nessun tipo di problema, insomma. È piuttosto sano. Mentre io credevo, cioè mi sono aggregata alla domanda di Giovanna per chiedere, siccome ultimamente
Mi piacciono i cibi fermentati. Sì. Ecco, ecco, non è che sì. sono ancora in grado di farli fermentare io, però insomma. No, allora diciamo che durante la fermentazione la carica tossinica decresce, cioè il processo già di fermentazione. Sì, ho visto che c'è una telefonata in linea, quindi. Ecco, diciamo che i cibi fermentati non sono così pericolosi, anzi. Bene, bene. Sentiamo che linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. A lei. Mi chiamo Ivana e chiamo dalla provincia di Alessandria. Benvenuta Ivana. Parli pure con la dottoressa, prego. Sì, grazie. Allora, volevo chiedere alla dottoressa se la zeolite, con quale frequenza bisogna assumere la zeolite? So che esiste anche in pastiglie. Sì, sì. Giusto. Ci sono dei cicli che bisogna fare annualmente per aiutare appunto questa disintossicazione. Sì. Era questa la mia domanda. Sì. Grazie. Io come tutte le cose non lo farei mai in maniera continuativa. Ah. Come tutto, cioè io non faccio mai prendere un probiotico, una vitamina, insomma vanno fatte a cicli, vita. Ci sono dei periodi di washout che uno deve, però fare dei cicli, per esempio di un mese o ogni due con l'utilizzo della zeolite, sicuramente è un'ottima cosa. Ecco. Non ha controindicazioni? No, assolutamente. Può interferire con qualche farmaco la zeolite? Sì, dipende dal tipo di farmaco, ecco perché chiaramente andrebbe sempre comunque accompagnata da un'anamnesi. Quindi ci dovrebbe essere sempre, il medico dovrebbe essere un po' avvisato, ma per contro il medico però, di base dovrebbe essere anche abbastanza informato sull'utilizzo di questi. Sì, però se una persona che non prende farmaci è una pulizia con la zeolite, va bene. No, va bene. Perfetto. L'unica cosa che può dare è un pochino di stitichezza. Che sì? La zeolite può dare un pochino di stitichezza. Allora magari prendendo insieme del cloruro di magnesio, per esempio, si bilancia l'effetto della zeolite. Ecco, comunque ricordiamoci che è una pietra, no? Sì, è una, sì, un minerale, è non so. Come devo dire? È un minerale. Un minerale, no? Sì. Ecco. Sì. Era stato utilizzato anche per le radiazioni, quindi vuol dire che ha un potere assorbente molto elevato. Sì. E quindi sì, sì. Interessante, insomma. Esatto. Io la usavo frequentemente, poi non so, ho letto da qualche parte che il professor Montanavi ne sconsigliava un uso continuativo, ma forse in questo sì, come tutte le cose, non è che diciamo, ha degli effetti collaterali, ecco. Allora, Maria, che ci ha chiamato da Bergamo ma non vuole essere messa poi in contatto, è una persona affetta dal morbo di Parkinson e si chiedeva che esami deve fare, cioè incuriosita probabilmente dal tema della serata. Sicuramente ci sono esami da consigliare. Sì, profilo metabolomico è l'esame d'elezione per questo, perché come ho spiegato prima, che si fa solo nei laboratori come il vostro. Sì, però con l'urina. Colorine, tutti, cioè con un test vengono fuori tutti questi metaboliti che ho spiegato prima, quindi è un molto unico test, si vedono tutto questo. Allora, poi abbiamo Milena da Vercelli che ci chiede a proposito dei fermenti lattici, probiotici se devono essere presi a stomaco vuoto o dopo i pasti. Signora Milena, è fortunata che non c'è qui il dottor Lozio, perché sono 6 anni che predica come si può prendere come sarebbe giusto prendere il probiotico. Sì, dopo i pasti, come dice il dottor Lozio. Perché qui non, bisogna, sono, non si può contraddire. Però bisogna anche dire, ci sono varie scuole di pensiero. Nel senso, ecco, che ognuno fa quello che vuole. No, cioè, allora, io a Lozio ci credo e adesso li... All'immagine del probiotico che si sveglia, poverino, perché è dormiente e quindi non trova cibo, io mi sono impietosita, quindi il prendo sempre a stomaco pieno. Va bene, va bene. Va bene, bene, no? Sì, così. Sì. No, perché una volta è vero, ti predicavano di prendere a stomaco vuoto, a digiuno, insomma. Sì, sì, sì. Io ho visto veramente molte poche differenze, diciamo, però magari dopo colazione è più comodo anche, certo, prenderli. Quindi, la regia ci propone una giovanissima dottoressa con una meravigliosa scienziata, quindi avete collaborato, sì, ha avuto la fortuna di essere l'allieva della Montalcini.
Perfetto. Allora, dunque, abbiamo una telefonata e penso che poi abbiamo quasi esaurito un pochino tutte le domande arrivate. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, sono Antonio da Milano. Benvenuto, signor Antonio. Dica. Allora, io ho sentito la dottoressa, sono un po' emozionato perché esco fuori dalla sporcillosi, ho fatto 6 mesi di terapia durissima con delle pastiglie costosissime. E io la chiamavo le pastiglie del Dracula perché bisogna stare di giorno, non si può uscire, non si può prendere la luce, bisogna stare sempre all'ombra durante la terapia. Comunque sembra che ne sono uscito. Sta bene adesso? Sì, sto bene, però ho preso il Covid, però un po' asintomatico, ho avuto tosse, eccetera. Comunque lo volevo chiedere alla dottoressa, se ne può uscire fuori di questa sporcillosi qua o c'è sempre questa coda che resta? E il sistema immunitario conta? Beh, su questo? Certo. Che malattia è questa, la sporcillosi? I funghi e i polmoni, no? Sì, la spergillosi. Ah, la spergillosi. L'ho intuito. Sì, infatti, anch'io non riuscivo a capire perché era stato segnato in maniera... Se trattata bene dovrebbe uscire, certamente che il polmone avrà sofferto, diciamo, di questo attacco da parte del fungo aspergillo. Ecco, che un episodio molto serio, quindi un episodio quello molto che è capitato al esatto, signore. Però diciamo che curato adeguatamente io penso che possa esserne uscito. Certo che il sistema immunitario, anche per i farmaci e per le tossine dell'aspergillo stesso, ne ho parlato appunto prima, sicuramente sarà debilitato, però diciamo trattato in maniera adeguata sicuramente dovrebbe avere una grossa ripresa. Molto efficaci per i polmoni sono i nostri oli essenziali. Volevo dirlo io, ma non mi sarei mai permessa perché di fronte a una malattia seria. Io vorrei, dunque, che non mi ha detto che come si chiama? Antonio, no. Sì, Antonio da Milano. Vorrei dirle che appunto io ho tratto molto, così sentendo la dottoressa, io ho sempre amato gli oli essenziali, però hanno il limite dell'indigestione, nel senso che se li mandi giù possono bruciare, ecco, quindi non sarebbe il caso di bruciare l'esofago in questo modo. Però le nuove formulazioni nelle ci capsule, sono degli oli essenziali solidi, incapsulati. Io li trovo fantastici. Ecco, che sono a rilascio programmato, quindi non hanno nessun tipo di effetto collaterale caustico, diciamo, sulle mucose. Possono anche essere aperti le capsule, possono anche essere aperte, non succede assolutamente nulla. Anzi, per le prime vie respiratorie potrebbero dare un bel beneficio. Un bel beneficio, e quindi si possono utilizzare oli essenziali ad elezione del sistema respiratorio, che sono il pino, l'eucalipto, il timo, il cayeput. Questi sono... Cayeput non lo conosco, però È interessantissimo perché ha un contenuto dell'1,8 cineolo, che è un potente antivirale e quindi è molto allora comodo. Allora me lo segno, con i tempi che corrono me lo segno. Esatto. Quindi oli essenziali Cayeput. Con la K? No, K con la I di yogurt, Cayeput. Bene, ve lo siete segnati anche voi. No, veramente, cioè questi oli essenziali che lei ci ha poi mostrato, come possono essere, la cui attività è sovrapponibile a quella dell'antibiotico senza gli effetti collaterali. Antibiotico, antifungino, ecco. Antifungino moltissimo, antivirale, quindi io sono... E quindi direi che con... una fava prendiamo 3 piccioni in questo caso. Esatto, io sono una grande fautrice di oli essenziali perché vedo la grande efficacia, la possibilità di questi aromatoil che sono solidi, diciamo, hanno limitato gli effetti collaterali e caustici dell'olio essenziale liquido. Certo, sì, vorrei dire anche ai nostri telespettatori, in questi tempi di mascherina in cui spesso siamo magari per qualche ora sottoposti, anche disinfettare un po' le mascherine. Assolutamente, io ad esempio uso il tea tree,
una goccina e se apro la mia borsetta sembra proprio il negozio sì, di un erborista. Ma anche in casa gli essenziali. Anche in casa attraverso i diffusori. Cioè, ecco, siamo stati veramente tutti contagiati in questo periodo, però continuiamo a credere che tenendo bene i nostri ambienti, ma anche la cura della nostra persona, possiamo avere anche un Covid molto più leggero. È anche una questione di fortuna e sfortuna, naturalmente. E poi quella famosa infiammazione di basso grado che purtroppo ci attanaglia un pochino tutti, quella può fare la differenza sì. tra uno e l'altro, quindi tra un Covid leggerissimo o meno. Indipendentemente poi dal virus che circola, dalla variante di turno. Però ecco, insomma, io penso che imparare a utilizzare bene gli oli essenziali potrebbe essere una grandissima risorsa, soprattutto in periodi come questo in cui sappiamo esserci anche un'antibiotico resistenza molto pericolosa. Che è molto pericolosa, esatto. Sì. Questo non bisogna mai. La gente non ci pensa, ma se non avremo più l'arma efficace degli antibiotici andremo incontro veramente a molte morti per banali infezioni. Esatto, esatto. Okay. C'è qualcosa che vuole aggiungere, dottoressa? Mi pare di aver risposto un pochino a tutti, e quindi magari se vuole fare tirare le somme di questa trasmissione. Tirare le somme, tengo sempre a sottolineare che fare una medicina di precisione bisogna fare una diagnostica di precisione. Io non posso pensare che un intervento su una malattia cronica ci possa essere senza prima non avere studiato fino in fondo la malattia e il malato. Ecco, quindi ci sono gli strumenti adesso per fare veramente un'azione precisa, non dare chili di integratore se non sono necessari e utilizzare, trovare la strada giusta significa avere, ottenere un risultato assolutamente moltiplicato che invece sparare nel buio. Ecco, infatti, per quanto invece attiene l'argomento della giornata, insomma. L'argomento della giornata è che di non spaventarsi. Sì, di no, lei ci ha spaventati, è molto presente nella nostra vita, cioè questo rischio cercare di ammalarci. Intanto la consapevolezza è già un passo avanti, quindi sapere che ci sono anche queste, magari pensare che l'innesco di un qualche malattia possa essere anche stato un innesco tossico, cercare di fare quelle piccole cose che abbiamo spiegato durante la trasmissione, che sono piccoli gesti quotidiani, sapere scegliere, sapere mangiare in un certo modo, ecco, tutto questo sicuramente fa sì che ci metta a riparo diciamo di un accumulo di tossicità a livello del nostro organismo. Molto bene, siccome avevo dimenticato di rispondere a un telespettatore che chiedeva quanto la cottura possa ripararci dalle tossine, no. E purtroppo le tossine sono termostabili, no. Quindi rimangono. Caspita però, no, sono veramente molto. Eccolo qua, bene, dalla regia, ecco, ci fanno il regalo finale. Sì, dell'olio essenziale di Kajaput. Che ci sarà un nostro prossimo incontro, spero, dottoressa. Adesso ovviamente non voglio sovraccaricarla di lavoro, dove magari analizzeremo molto bene gli oli, il lavoro degli oli essenziali. Molto, molto volentieri, sì. Perché gli oli essenziali, oltre che avere un potere, come ho detto prima, antibiotico, battericida, fungicida, virucida, hanno anche degli effetti sull'organo stesso, quindi cioè, non andiamo a scegliere un olio essenziale per un potere battericida che ha, ma anche di sostegno a un organo stesso, per esempio, che ne so, il rosmarino non solo ha un potere battericida, ma anche fa bene al fegato, quindi sapere utilizzare bene gli oli essenziali, che è proprio il fulcro della pianta, la potenza della pianta, è avere in mano delle armi molto potenti contro le problematiche della salute. E soprattutto ultimamente stanno diventando molto maneggevoli queste armi, perché prima, come dicevo,
si potevano utilizzare poco, sì, solo nei diffusori o sì, nelle preparazioni a volte. Adesso sono olio essenziali chemiotipizzati, controllati per uso interno, quindi si possono assolutamente utilizzare molto bene. E noi stiamo appunto studiando tantissimo questi oli essenziali con dei lavori, con delle pubblicazioni insieme appunto con l'Università di Bologna e di Urbino. Perfetto, allora cari telespettatori, noi stiamo proprio per concludere, abbiamo solo pochi minuti, pochissimi. Volevo ricordarvi che la dottoressa noi l'abbiamo conosciuta la prima volta per l'utilizzo di spettrometria, sì, o camposcuro in sostanza, sì, un microscopio in camposcuro in cui analizzava il sangue vivo, però non il sangue quello essiccato, giusto? Giusto. Abbiamo giusto il tempo di ripercorrere gli esami sofisticati che fate, che sono unici penso nel panorama italiano, perlomeno ci sono pochissimi laboratori come voi. Poi lo dopo studio aver del indagato, microbiota. Il microbiota, poi abbiamo la metabolomica, esatto, e quindi questi esami sofisticati sulle urine. E oggi abbiamo l'introduzione di un nuovo macchinario, non mi ricordo più, a gas, non mi ricordo più, che ci può dire quante tossine abbiamo, esatto, purtroppo incamerato con la nostra alimentazione o respirazione. Ecco, poi mi raccomando, se lo so che dobbiamo risparmiare sulle bollette perché ci stanno uccidendo, però mi raccomando, areate le camere, se potete riscaldate, perché le muffe in casa si respirano e poi si fa la figura, magari la fine di quel telespettatore che ha, esatto, ha dichiarato di aver combattuto una battaglia veramente dura. Grazie dottoressa, le auguro davvero tanta salute, ma anche un po' di successi, perché con l'impegno che ci mette, gli investimenti. Ai nostri telespettatori dirò che se tutto va bene, ovviamente, perché i tempi sono un po' problematici, riusciremo a avere questo nostro appuntamento in diretta sempre il martedì, e chi gradisce può vedere invece anche in replica i nostri programmi. Grazie ancora dell'attenzione. Arrivederci.